Questa è l'interfaccia di login del sistema. Il sistema vi permette di, innanzitutto, di caricare la posizione dove voi siete. Questa è la posizione blu, è la posizione da dove io sto trasmettendo al momento. Andiamo adesso a scegliere il primo campo di uno dei casi di studio affrontati, e questo mi serve subito per farvi capire come le soluzioni spaziali di 3 metri vi dia già delle informazioni che possono essere importanti per mostrare la variabilità all'interno di una zona. Vedete come ad esempio in questo campo si noti come ci sia questa macchia verde più scura, che è in una parte di un campo molto più vigorosa rispetto alla parte circostante, ma il campo che stiamo considerando non è un campo gigantesco, è un campo di circa un ettaro, un vigneto di circa un ettaro. Quindi si nota molto bene la differenza, e questa differenza si nota anche considerando le diverse andando indietro nel tempo e considerando le diverse immagini a disposizione. Quindi, come prima informazione, potete avere accesso a un'idea di come si comporta il vigneto in termini di omogeneità e disomogeneità. Passiamo ad un esempio che può esservi più o meno familiare, nel senso che quest'altro esempio è un esempio di un vigneto che è continuamente irrigato. È una zona dove è possibile farlo, e si nota subito la differenza, perché se andiamo a prendere delle immagini, ad esempio a luglio, si nota come il campo sia molto omogeneo, quindi vuol dire che l'irrigazione ha funzionato in maniera corretta lungo tutte le zone. Se andiamo invece a prendere delle immagini verso la metà di agosto, si nota che il sistema continua a funzionare correttamente, ma se saltiamo poi verso la fine di agosto, si nota come ci siano delle macchie verdi più chiare all'interno invece di campi che sembrano più omogenei. Bene, quello è sintomo di un piccolo problema che c'è stato nell'impianto di irrigazione, e il satellite ha rilevato correttamente quali erano quelle parti che avevano un comportamento diverso rispetto al resto. Prendiamo un'altra zona, spero di non far venire il mal di mare saltando da una zona all'altra, ma l'idea è ovviamente di portarvi degli esempi che sono reali. Questi sono tutti i casi di studio reali che abbiamo poi studiato assieme al produttore stesso, cercando di capire quali fossero effettivamente i risultati emersi. In questo caso mi piacerebbe farvi vedere da un lato la parte dei dettagli, quindi è possibile tramite il sistema andare a cliccare sul singolo pixel e andare a caricare il comportamento che ha registrato lo specifico punto nello spazio per tutta la stagione, per tutti i dati a disposizione, ma è possibile anche vedere quello che dicevamo prima, il Saturn Elevation Index, quindi andare a capire come le diverse annate si sono comportate per tutte le parcelle considerate. E come dicevamo prima, l'annata 2022 è stata un'annata molto siccitosa, e confrontandola con il 2023 si vede come sia più spostata verso sinistra, mentre la 2023 è, diciamo, più centrale. Passiamo invece ad un'altra zona, al di fuori dei confini nazionali, dove abbiamo riscontrato, abbiamo discusso con il produttore di un problema di siccità, specificatamente in questo vigneto. Il produttore ci ha riferito che lui era a conoscenza di problemi di stress idrico verso il 20 di luglio. Lui ha riscontrato questo problema dal 20 di luglio in poi. Non era a conoscenza di quello che è successo precedentemente. Bene, guardate, se io vado a caricare l'immagine del 15 di luglio, io vedo già che nella mia zona, nel mio vigneto, ho già delle macchie gialle. Queste sono le macchie dove il vigneto era già in sofferenza, e il sistema, se lui avesse avuto accesso alla piattaforma Saturnalia già dall'anno scorso, avrei potuto vedere come già dal 15 di luglio c'erano delle zone che erano in sofferenza, e avrei potuto agire in maniera tempestiva, ovviamente agire dove è possibile. In quel caso lui avrebbe potuto irrigare e avrebbe potuto risolvere il problema in anticipo. In ultimo, il Saturnalia permette anche l'integrazione di modelli di malattie forniti da enti esterni, quindi noi ci possiamo collegare il nostro sistema a dei sistemi esterni, e in questo caso fornire delle informazioni
diverse tipologie di malattie, andando a fornire un indice di rischio. Questo indice di rischio è rappresentato poi con una rappresentazione a semaforo, verde, giallo, arancione e rosso. Queste informazioni possono essere accessibili dalla piattaforma o, volendo, possono essere notificate via WhatsApp ogni giorno, e questo vi dà delle informazioni su quale può essere il rischio di determinata malattia e andare poi a decidere insieme con il vostro agronomo qual è, come agire e quando. Questa era un po' l'idea che volevo farvi vedere di Saturnalia. Ovviamente, se avete delle domande, sentitevi liberi di scriverle nell'apposito strumento.